Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo, in formato video, dove io personalmente vi leggo i bugiardini. In questa nuova serie di video, tratterò l'argomento relativo alle malattie o patologie che purtroppo spesso affliggono molti di noi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, attivare la campanellina e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, principi attivi che assumi o malattie che stai combattendo, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute. In questo video ti parlo della malattia o patologia Long QT Syndrome, LQTS. Si tratta di una cardiopatia provocata da un difetto del battito cardiaco, difetto del processo di ripolarizzazione ventricolare, fase successiva alla contrazione ventricolare, che in questi pazienti richiede un tempo più lungo rispetto alla norma. Tale fase del battito è denominata intervallo QT ed è allungata in modo patologico nei pazienti affetti da LQTS. Questa anomalia elettrica del battito cardiaco si manifesta con una grande disomogeneità elettrica della ripolarizzazione ventricolare, il miocardio ventricolare diventa altamente vulnerabile. L'extrasistole che insorge in tale periodo può scatenare un'aritmia rapidissima, sincopale e spesso fatale. Le aritmie ventricolari da LQTS, quali ad esempio torsioni di punta o tachicardie ventricolari, si manifestano come perdita di coscienza, sincopi. Le anomalie della ripolarizzazione ventricolare sono generate da alterazioni di alcune proteine responsabili del trasporto degli ioni potassio e sodio attraverso la membrana delle cellule cardiache, funzione fondamentale per il mantenimento della normale attività elettrica del cuore. I difetti di questi canali possono essere genetici, nelle forme ereditarie della sindrome, ma possono anche essere causati dall'azione di alcuni farmaci quali antiaritmici, antimicotici eccetera. Fra le LQTS genetiche si distinguono forme simili tra loro ma secondarie ad alterazioni in geni diversi. Sono stati identificati diversi geni, le cui mutazioni causano LQTS. Ad esempio gene KCNQ1 o KVLQT1 cromosoma 11 che genera LQT1, gene KCNH2 o ERG cromosoma 7 che genera LQT2 eccetera. Generalmente la sindrome del QT lungo si trasmette con modalità autosomica dominante. Diagnostica, elettrocardiogramma 12 derivazioni, trattamenti, terapia con farmaci beta bloccanti o con farmaci a base di potassio, impianto del defibrillatore, fonte, informazioni rilevate dal sito humanitas.it. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima patologia esaminata.